Salve a tutti ragazzi e benvenuti quest'oggi a questo nuovo video, sono sempre io, Lego, e quest'oggi vi mostrerò quel percorso che faccio dal Politecnico fino a Porta Nuova, fino alla stazione, per poi arrivare a casa. Insomma, un video che mostrerà il ritorno a casa, back to Kharkand, no, quello era il DLC di Battlefield, back to home. Così, per fare un qualcosa di un po' di originale, come vi piace fare qua sul secondo canale, mostrarvi qualcosa un po' così, di diverso dal solito. Ecco, e quindi, dopo aver salutato i compagni in aula ed essere scattato all'uscita, perché sapete, il percorso che dal Poli fino in alla stazione sono più o meno 15-16 minuti a piedi, indovinate un po' quando partiva il treno? Esattamente 15 minuti dopo, quindi avrei dovuto utilizzare un passo piuttosto veloce, ma ho deciso di no, perché sennò qui probabilmente vomitavate, perché come vedete la telecamera sobbalza un po' per i passi, insomma per la camminata, avevo la GoPro al petto. E questo è Corso Trento, forse Corso Trieste, non mi ricordo, ed è anche bello verde, perché era ancora inizio ottobre, ecco. E io questo percorso, insomma, si può anche fare con i mezzi pubblici, si può prendere il 33, 58, si possono prendere anche pullman per arrivare in stazione. A me piace sempre farlo a piedi, un po' perché comunque è una bella camminata, una bella passeggiata, 15 minuti tranquilli, per arrivare poi in stazione e prendere il treno, ecco. Poi talvolta mi tocca farla di corsa, perché sennò perdo il treno. Perdere il treno è sempre una piaga, perché poi ti tocca aspettare una mezz'ora, un'ora per il treno dopo e che batte. E quindi un po' di musica nelle orecchie e iniziamo a parlare un po' così di questo percorso, un video un po' così strano. E vi mostrerò poi alcune cose, mi soffermo magari tra un po' su un dettaglio orripilante, lo so, molti non rideranno. Bene, questo è Corso Galileo Ferraris. Cosa c'è nel Corso Galileo Ferraris? Un attraversamento pedonale? Beh sì, questa potrebbe essere una risposta molto giusta, ma in realtà c'è questo. Beh, là in fondo vedete la rotonda e statua molto alta comunque di Vittorio Emanuele II, ma lì sulla sinistra una cosa orrenda, il palazzetto, la sede della Juventus, lo so, tranquilli ragazzi, anch'io sono insomma, il dolore ci attanaglia, no? Vabbè, quella è la sede della Juventus e lì è simpatico vedere come è appesa un orribile tricolore, orribile per il semplice fatto che sopra c'è stampato un bel 30 e boh, vabbè, non sto qui a dire nulla sulla questione, non voglio far polemica. 28, scudetti rubati. No, vabbè, comunque, e qui anche per riprendere l'ora, volevo solo fare una riquadratura, così ho dovuto alzare il posto in una posizione del tutto innaturale, giusto per riprenderlo, solo per fare il figo, ecco. E qui questo è un palazzetto del Piemonte, ma comunque non mi soffermerò troppo su quello che vedete, tanto lo vedete da solo, ecco. E adesso, insomma, tornare a casa è diventato lunghissimo, perché una volta quando andavo alle superiori prendevo il pullman, 20 mezz'ora, diciamo, ero arrivato a scuola e facevo il percorso al mese già bene, ecco. Forse non sapete neanche i posti sono, ma ve lo dico così per completezza. E adesso invece devo prendere la macchina da casa, andare fino in stazione, dalla stazione arrivare qui a Torino e poi al Politecnico a piedi, quindi sono più o meno, ci metto quasi un'ora per arrivare a destinazione. Adesso chiedo a voi un po', voi quali sono i mezzi che utilizzate, come andate a scuola? Ci saranno chi abita vicino e si alza magari alle 8 per entrare a scuola alle 8:05, facendo ancora colazione sul banco, facendosela a piedi, disgraziati, io sempre invidiati, oppure come me ci saranno delle persone che utilizzano vari mezzi pubblici per arrivare a scuola, o magari ci saranno persone che vengono accompagnate in macchina, insomma ci sono molte soluzioni. Quindi voglio chiedervi un po' com'è che voi tornate a casa, quest'oggi è il ritorno a casa, quindi magari parliamo semplicemente del ritorno e come affrontate questo viaggio. Se aveste voglia, beh, un video di risposta è sempre ben accetto, ma capisco che sia un po' lungo e noioso farlo, però insomma lo apprezzerei. Qua siamo vicini a Porta Nuova, disgraziati che scrivete con le bombolette sui muri, io prenderei queste bombolette e gliele ficcherei su per il naso, ecco, diciamo così, anche se opterei per un'altra ubicazione. Io davvero non mi chiedo perché le persone vadano a imbrattare i muri. E qua siamo a Porta Nuova, ecco, questa è la stazione, ormai siamo giunti al treno e beh, devo scoprire a quale binario è il mio treno, quindi andiamo a guardare l'orario per scoprire che il treno praticamente era partito. Quindi ho deciso di prendere il treno dopo, anche perché per fare questo video ho dovuto camminare con calma, porco can di odio, no vabbè. E quindi nell'attesa, beh, cosa faccio? Generalmente faccio un giro alla Feltrinelli o in stazione, ma generalmente alla Feltrinelli, e al piano superiore ci sono i giochi. Non compro mai niente perché costano troppo cari, meglio comprarli online, oppure se vado anche al piano sotto a guardare qualche libro e comprarmi qualcosa, ma generalmente compro mai niente, non c'ho voglia di comprare nulla. Ed eccomi qua, finalmente sul treno, pronto a tornare a casa. Siamo verso la fine di questo video, ma quando sei seduto sul treno, questo è anche un bel treno comunque, il posto, scegliere il posto è fondamentale, questo qui non mi convince. Questo dietro, sì, no, ma questo davanti? No, beh, la scelta del posto è sempre molto dura. Beh, con questo è tutto ragazzi, un video così un po' particolare, io spero che vi sia piaciuto, come gli altri video che sono su questo canale. Io vi ringrazio, vi saluto e un prossimo video, ricordatevi una risposta e anche un voto e un commento. Ciao!